Allora, mi scuso anticipatamente per due cose. Primo, perché sono sempre vestito con la classica maglietta del lavoro e mi dispiace non avere abbastanza tempo e quindi dovermi ridurre a registrare sempre dopo il lavoro così velocemente, eccetera, eccetera. E per seconda cosa, l'immenso ritardo con cui i miei video arriveranno sul canale, perché a quanto pare ci sono molte cose che si sono messe in mezzo per appunto farmi fare questo ritardo. Vi posso dire che sto scrivendo proprio in questo momento il nuovo Chang Bang, l'episodio 7 per la precisione. Sto ultimando il montaggio di Dark Souls 2 e ci sono succose novità in arrivo. Ma non faccio questo video per parlare del canale, come ho già fatto in un altro vlog, ma per poter parlare di un argomento che in sti giorni sta diventando stranamente ricorrente. Ho notato su Facebook e comunque sui social in generale che molte persone della mia età, quindi non lo so, 24-25 anni, condividono della roba tipo i giovani di oggi non sapranno mai cosa vuol dire dover riavvolgere tutte le videocassette per poter vedere l'inizio, o non sanno cosa vuol dire dover mandare avanti una cassetta audio per poter ascoltare la determinata canzone, eccetera, eccetera. Come a far sembrare che una volta si stava meglio. Ma non è così, rendiamocene conto, punto e basta. Ma i giovani di oggi non sapranno mai cosa voleva dire andare indietro con tutta la cassetta fino all'inizio per poterselo rivedere. E meno male, grazie al caso. Era una cosa odiosa, una cosa davvero detestabile, con tutto il cuore. Io odiavo dover mandare indietro tutta la cassetta per potermela guardare. Perché mai dovrebbe essere migliore mandare indietro una cassetta fino all'inizio piuttosto che inserire un DVD e fare play e basta? E perché, ad esempio, una cassetta dovrebbe essere migliore rispetto a un Blu-ray o un DVD, dove nel Blu-ray io posso scegliere i sottotitoli, posso scegliere il doppiaggio, posso scegliere la scena, posso scegliere un sacco di cose e posso avere un sacco di personalizzazione in più, oltre, vabbè, la qualità, ovviamente. Ma porca miseria, ma perché? Perché una persona dovrebbe volere una cassetta da mandare indietro? O il fatto di dover mettersi lì con la Bic a girare le cassette audio di una volta? Ma i giovani di oggi non sapranno mai cosa voleva dire una volta salvare una fotografia su un floppy. Ma meno male, ma allora, un attimo, un attimo. Allora, il mio iPhone, per quanto è possibile basciarlo e odiarlo tantissimo perché Apple merda, per quanto appunto sia possibile odiare un dispositivo o una casa che produce dispositivi, è comunque un dispositivo ottimo e con, in questo caso, nel mio caso, capacità da 16 GB. Ok? Perfetto. Con il mio iPhone posso ascoltare anche la musica, tutta la musica che voglio. Ma per andare proprio sullo specifico, parliamo dell'iPod. Ok? Questo iPod qua, che mi è stato regalato dalla mia ragazza, contiene 160 giga di memoria, quindi è possibile riempire la sua memoria con 1.000 miliardi di canzoni, proprio scritto sulla confezione dietro l'iPod, in un elegante San Francisco font, 1.000 canzoni, con l'asterisco, perché dipende dalla grandezza, ma solitamente 1.000. Ok, ora, 160 giga dentro l'iPod. Ok? Questo è il primo lettore MP3 che io abbia mai visto. È di mio zio, me l'ha regalato tantissimo tempo fa. Sul lato, non so se si vede, sul lato è possibile aprirlo e far uscire una pila. Qualche anno fa, una decina, non so, penso di sì, i primi lettori MP3 andavano a pile, ok? E già questo basterebbe per odiare il 10 anni fa, una decade fa, perché caricare un iPod è molto più pratico che dover comprarsi delle pile o comprarsi delle pile ricaricabili da avere in giro, chissà dove la puoi perdere, eccetera, con gli sportelli. Ma si può vedere una cosa così nel 2015? No, no, meno male che siamo andati verso le batterie e non le pile. Ma al di là del fatto che dentro questo lettore MP3 ci sia la pila, ok, ha una scheda di memoria, come si può vedere da qua, non so se poi si riuscirà a vedere, ha una scheda di memoria che si fa uscire perché ha una scheda di memoria espandibile. Ora vi farò vedere questa magia. Tenendolo così, si vede, sì, più o meno. Io c'ho il riflesso dietro. Tenendolo così si può tirare su, con una potenza inaudita, una scheda di memoria, probabilmente in vinile,
È un LP, ok? Dei nostri nonni. Questa pappardella gigante è... Cioè, adesso vi faccio vedere la scheda di memoria in rapporto all'iPod, ok? La scheda di memoria. Questa scheda di memoria è grande 64 mega. 64 megabyte, non 64 giga, mega. Con la qualità delle canzoni di oggi ci starebbero sopra 5 canzoni? Probabilmente. Ah, e questo coso qui, ovviamente, avendo uno schermo a cristalli liquidi con le scritte già prestabilite, ovviamente ti faceva vedere solo quella cosa lì, non potevi vedere dei filmati o altre cose. Poi tanto era in bianco e nero, quindi reinserisco qua l'ostia all'interno di questo abominio. Sentite il casino incredibile che fa quando lo inserisco. Sembra di caricare un fucile a pompa. E poi ovviamente tutti i pulsanti che scricchiolano, proprio scricchiola tutto. Questa cosa qua era migliore dell'iPod, a detta della gente che scrive su Facebook. Perché? Perché 10 anni fa non possono sapere i ragazzi di oggi quanto bisognasse soffrire per riuscire a far stare 400 canzoni dentro questa cosa qui, che si sentivano come se fosse registrato dal Clementino che ti davano. E ce l'avevo il Clementino. E Cristo Santo. Se metti a confronto questi due oggetti così, li metti a confronto, vedi chiaramente che... Porca troia, sembra vuoto. Lo vedi chiaramente che questo lettore MP3 è una tecnologia vecchia, migliorata dall'iPod, migliorata dai lettori MP3 attuali. Ma anche questa cosa qui era scomoda rispetto all'iPod. Eppure sono un lettore MP3 tutti e due. Ma con uno puoi andare in quella canzone lì, con le cartelle, eccetera, eccetera. Con l'altro puoi solo andare avanti, 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 come se fosse un lettore CD. Che un lettore CD è comunque meglio di un Walkman. Perché cacchio, hai comunque la comodità delle tracce. In un Walkman devi andare avanti, avanti, avanti. Io non ascoltavo mai la canzone che volevo con il mio Walkman, perché ce l'avevo. Mai ascoltato quello che volevo. Ascoltavo quello che c'era, perché alla fin fine mi scazzavo di riuscire a mandare indietro, avanti, indietro, avanti. Poi va a finire che si incriccava pure, devi tirar fuori tutto il nastro. Ma stiamo scherzando? Non si stava meglio una volta, si sta meglio adesso, è indubbio, ma non solo per la tecnologia da cazzeggio, si sta meglio adesso per qualunque cosa. Se adesso ti ammali di una determinata malattia, 99 su 100 c'è la cura per quella malattia. Se fai un incidente in macchina, ti salvi, non vieni massacrato dalle lamiere come succedeva 15 anni fa. Per scaricare qualcosa da internet ci vuole un secondo, anzi cazzo, c'è internet, 15 anni fa quasi non c'era internet. I computer si sono evoluti un casino e possiamo fare un sacco di cose. Prima potevi fare un'immagine in Paint e copiarla dentro una cartella, dargli un nome brutto. Invece adesso puoi fare delle cose fighissime col computer. I computer domestici di casa, computer normali che chiunque può comprare, sono alla portata di tutti. Una volta avere un computer era qualcosa elitario, qualcosa che soltanto le famiglie benestanti potevano possedere. Adesso la conoscenza è a portata di tutti. Chiunque potrebbe avere un qualunque telefono, uno smartphone scrauso, non per forza l'iPhone, ma ti basta comprare, che so io, un Android da 150 euro e avere un accesso a internet, a Wikipedia, al sapere, a qualunque cosa, con 150 euro. Una volta ti servivano 1000 euro in rapporto, perché ti serviva 1 milione per avere un computer a casa. E comunque non avevi internet, perché i primi computer non c'era la connessione a internet, non esisteva internet. E quindi dovevi comprarti la Zanichelli in comodi floppy. Comodi e floppy non è è un ossimoro. Perché avere 15.000 floppy in uno scaffale gigante in cantina non è comodità. Allora mi apro il Cristo di dizionario. Ma se io ho tutta la Zanichelli, tutta la conoscenza mondiale ce l'ho sul mio iPhone, e vaffanculo, è molto più pratico. Qualunque cosa che io voglia sapere, lo scrivo e me lo dice. Poi si va nei complottari, che allora loro sanno tutto perché gliel'ha detto internet. Però, nel senso, non è così, Però la conoscenza è a portata di tutti, adesso si sta molto meglio di quanto si stava prima. È indubbio ed è indiscutibile, chiunque ti dica no, ma una volta un cazzo, una volta faceva schifo. Chi mi dice a me piacerebbe vivere nel vatte la pesca, come si stava bene nel medioevo, si stava bene, che prendevi un raffreddore, ti veniva la cancrena ai coglioni e morivi. Bello, bello, il medioevo era figo, il medioevo. I ragazzi di oggi, beati loro, io
io sarei voluto nascere nel 2015, avrei già avuto tantissime cose prontissime e fighissime e che si sarebbero evolute, perché si evolveranno, ovviamente qualunque cosa che abbiamo di fronte si evolverà nel tempo e sarà una figata clamorosa. Signori, parlo come Beppe Grillo? No, ditemelo, perché se parlo come Beppe Grillo mi fermo. Io non vedo l'ora di vedere il teletrasporto, gli ologrammi, cacchio, HoloLens di Microsoft ci si avvicina di tanto così. Quando li ho visto ho detto, oh, ho trattenuto il respiro, poi, ah, è lo schermo, però cazzo, tanto così. E ci stiamo arrivando, i dev kit che distribuiranno all'inizio del 2016, pare, costeranno sui $3,000, $3,000 per gli ologrammi, cazzo, gli ologrammi, non un computer che scrivi ABC memoria piena, gli ologrammi, ed è questa la cosa figa, €3,000 per degli ologrammi che interagiscono con le cose che hai attorno, che ti creano una villa attorno a te, che potresti vivere in un prato pieno di merda e di cane per terra, e tu invece pensi, ti sembra di essere, cacchio, in Matrix, per $3,000. $3,000 e vado in Matrix. E 10 anni fa Matrix lo vedevamo in TV o al cinema come un'opera di fantascienza impensabile, e tra l'altro con degli effetti grafici che, mamma mia, che a guardarli adesso ti viene il latte alle ginocchia e puoi mungerti, talmente ti fa schifo. Ma questo per dire che adesso è comunque meglio, punto e basta. Io non voglio ripetermi, volevo fare un filmato leggero, ma non si stava meglio una volta, non si stava meglio, punto e basta. Si sta molto meglio adesso, ma per una serie infinita di motivi. Io aspetto l'esplorazione spaziale, io voglio l'esplorazione spaziale come una realtà. Io voglio poter dire, ma me ne vado sulla Luna, prendo la mia astronave, non la mia, ma la affitto, come ad esempio prendo l'autobus, non è che è il mio, compro il biglietto e vado sulla Luna. E che sia una cosa sicura, è quella l'evoluzione, è quella la scienza, è quello il bello di vivere nel futuro. Chi vuole vivere nel passato è fuori di testa. Aia. Se ti piace tanto isolarti, ti compri una grotta in non so dove, ti ci infili dentro, va che telefoni, altre cose, non prende niente, stai lì sotto, vivi di bacche, ti pulisci il culo con le pigne e vai tranquillissimo. Ma se tu vivi nel mondo odierno, godi come un riccio, perché hai tutte le comodità, si sta da Dio. Ovviamente se vivi nel mondo civilizzato, chiaro che se vai in Africa, ma in Africa si stava male anche 20 anni fa, quindi cambia poco. Anche se in Africa 20 anni fa i depuratori d'acqua della NASA non ce li avevano e adesso ce li hanno. Quindi comunque si sta meglio adesso. No, non voglio incazzarmi però, io era un filmato così per fare due chiacchiere, per dirvi questa cosa. E niente, mi ributto nel mio Changbang numero 7, in Dark Souls, in altre mille cose. E poi dovrò andare a Genova dalla ragazza e poi mille cose davvero. E il canale, vi giuro, avrà un bel salto di qualità nei prossimi giorni per una notizietta che vedrete. Alla prossima, e spero di avervi intrattenuto nonostante tutto e non mi sia montato troppo la testa. Magari mi aprirò un partito politico, lo chiamerò i 5 Repez. Cacchio, sarebbe figo. Alla prossima!